Paolo, tutte le volte che ci siamo incontrati qui abbiamo parlato di un sacco di cose, ma poi mi sono sempre scordata di chiederti di questo gioco, credo che si possa chiamare. Gioco. Appeso sotto ai vocabolari di latino, qui c'è tutto. Ma non è così, non contrasta poi così tanto. No, direi di no, anche perché nel gioco c'è una cultura contadina, sempre cultura è. Allora, questo è un gioco, mi sembra, da carro, perché c'è la differenza tra il gioco da carro e quello da aratro. Cambiavano le distanze tra buoi, il contadino si regolava in questo senso. Questo sì, doveva essere da carro, però tu consideri fatta a mano, con legni come l'acero campestre, altri legni simili. Cioè, questo, scusa, qui c'è stava il collo, esatto, della bestia, questo gli stava sotto, veniva misurato. E con qui questo, ci passava al timone. Il timone. Quindi c'era anche l'impegno del fabbro, queste pelle, quindi c'era diversi artigiani. Sì, diciamo che la cosa curiosa è che te in questo studio abbia questi oggetti qui. Sì, perché tutti mi ricordano qualcosa. Sì, in una biblioteca magari uno tiene. Sì, però non è così, non contrasta poi tanto, come ho detto bene prima. D'altra parte i nostri montanini, sì, non ci sono montanari, sono i montanini, montanini, si dovevano arrangiare in qualche maniera con quello che avevano e hanno aguzzato veramente l'ingegno, oltre alla loro abilità. Sì, anche perché sicuramente trovare chi, il fabbro che gli facesse non era l'oggetto, semplice, il falegname che si arrangiava, ne sapeva fare tutto. Con ciò che avevano a disposizione, ti posso fare due o tre esempi che mi hanno colpito particolarmente. Uno è il cavallo. Una volta che ho sentito in montagna il cavallo parlare e dirmi, da parte di un montanino, ti porto la legna con il cavallo e mi aspettavo di vedere il quadrupede. Certo. In realtà lui è arrivato con questa arnese che è il cavallo. Io l'ho scoperto in quell'occasione. La legna veniva messa qui e questo se la portava in groppa, spalla, in sostanza. Ah, quindi questo legno era orizzontale, era la base d'appoggio della cavallo, legna, e nella V. Dimmi te, ecco, è il cavallo. Ha un significato nel vocabolario. E questo si trova, sicuramente ognuno si faceva il suo cavallo. Il suo cavallo. Questo è uno, ma te ne posso citare altri ad esempi simili. Guarda, l'ingolla. Ah, questa sì, tutti i contadini ce l'avevano. Parola questa italianissima. Ingolla. Certamente, sul vocabolario Loli Devoto la riporta come altri. Però fatta in casa per cogliere i fichi. Insomma, questo ognuno si arrangiava con senza quello niente. Che aveva, una canna. Una canna e via. Ma per dire, secondo te ha una funzione che è una cosa che si lancia. Anch'io pensavo che fosse qualcosa di simile, una fionda o qualcosa. Sì. No, in realtà no. In no? realtà che questo, cos'è questo? Veniva usato. Ah, guarda Bellino, questo c'è. Cogliere le ciliegie, può per dire. Sì. E quello che faceva.
per avere una mano libera. Per attaccarla al ramo e avere il... Insomma, è semplice. Staccala qua, vedi, bellino, però, za, olè. E soprattutto bellino questo cestino, vedi? Ecco, il cestino è un'altra cosa. Mi ricorda l'infanzia, quando il nonno mi dava il cestino, vai a cogliere le frasi. Spesso li facevano in casa. Eh beh sì, ognuno aveva altre magari volte, un parente che li sapeva fare. Oppure andavano da chi? Sì. Era un'arte anche questa. Portavano un sacco di farina e prendevano un paniere. Uno scambio, un baratto, certo. E col salcio, questo è salcio. Questo mi piacerebbe imparare a intrecciare i... come si chiamano, i giunchi, no, questo è salcio, questo è salcio, pianta comune, veniva capitozzata, i ributti venivano poi tagliati. Vabbè, ora si va col secchio di plastica perché non c'è nessuno che fa più i cestini, no, e quindi... No, non è esatto, c'è ancora chi li fa, c'è ancora chi li fa, sì. Hai anche l'intrecciatore di vimini? L'intrecciatore non solo di vimini, anche l'olivo intreccia. Che se bello. Ti interessa vederlo, lui certo, mi interessa vederlo. Sicuramente, perché poi i cestini io mi fermerei a guardarli proprio nel dettaglio, perché dalla mano si riconosce, sono bellissimi insomma questi intrecci. Sì, ognuno ha le proprie caratteristiche. Infatti, e allora se abbiamo l'intrecciatore io lo voglio conoscere. Andiamo sicuramente. Roberto Bottaini all'opera, maestro. Buongiorno, benvenuto. È piacere. Benvenuto, maestro benvenuti, d'arte. Benvenuti. Roberto Bottaini, sì, che sta scegliendo i salici. Questi sono salici, è la materia prima principale del mio lavoro, del mio hobby, chiamiamolo, non è proprio un lavoro. Quindi hobby. Si intreccia il salice, questo è proprio il salice, quello che cresce. Il salice è quello che i contadini ci legano roba locale, quindi. Le viti. Roma che viene dalle nostre campagne, sì. Ecco, e qui lei è a scegliere il salice perché Il salice viene raccolto di novembre, da novembre a febbraio quando perde le foglie. Poi viene fatto a mazzetti e si mette a seccare. Ecco. Quando è seccato si seleziona, perché poi c'è da metterlo in quella bozzina là con l'acqua. Ah, ecco, perché infatti ho provato a piegarlo, non si piega. Cioè, si rompe. Ora si rompe. Ah, ecco. Li metto nell'acqua. Si riammorbidisce. 10 giorni immerso nell'acqua per farlo ritornare morbido e per farlo ritornare lavorato. Allora, ma bisogna selezionarlo, perché questi qui che sono fini così ci devono stare 7 giorni. Ah. Quello più grosso così ce ne vuole 10, ecco perché vengono selezionati anche e poi a seconda anche della grandezza. A seconda della grandezza, oro. Magari con un tipo ci fa la base, con quello questo fine anche, fa... Questo è un altro motivo, comunque Roberto, tutti motivi vari. Questi sarebbero, perché il salcio viene capitozzato, no? Ha detto salcio, spesso. No salcio, No. Noi, però è una variante, la specie è la stessa. In Toscana si dice il salcio. Rimaniamo sul salcio, questi sarebbero i ributti dopo la capitozzatura. Perché esattamente, cioè tutti gli anni il salcio va tagliato, gli fa bene, no? al salcio tagliarlo. Se lo lasci lì qualche anno diventa poco buono per il nostro lavoro. Per tutti gli anni fa tutte queste vettine lunghe. Che sarebbero quelle. Di qua invece si cambia e colore. E qua c'è l'olivo. Ah, ecco, infatti Paolo l'olivo, ha detto infatti che intreccia anche l'olivo. È un po' il nostro cavallo di battaglia qui della Val di Nievole, perché non è facile trovare dei manufatti in olivo, un po' perché è duro da lavorare. Quindi è più difficile lavorare. Sì. E prende butti versi quando si fa il cesto. Agli spigoli. E poi ci si spacca le mani anche.
Allora proprio bisogna proprio voler mantenere la tradizione. Chiamiamolo un materiale ignorantello. È un po' ignorantello. E anche qui questi sono i ributti. Questi che... sono sia i polloni che vengono da terra, sia i succhioni che quando putano. Ah, ecco, qui si torna a dire che come in campagna veramente non si buttava via niente, esatto. E di ogni cosa si faceva. Ha inventato l'economia circolare, che ha inventato? Nulla. Ma polloni e succhioni vengono utilizzati nella stessa maniera? Ti dirò che i succhioni sono più, che chiamate anche femminelle, sono più morbidi dei polloni, che io li preferirei. E allora qua invece sento questo rumore d'acqua, perché qua c'è la vasca dell'ammollo. Qua c'è una derivazione del rio del giocatoio, si chiama il rio del giocatoio, ecco. E si mette in bagno il materiale, ecco. Cioè quando è il momento si raccoglie, si fa seccare il materiale, sì. Poi quando si decide di fare un cesto bisogna pensarci 10 giorni prima. Cioè io voglio lavorare tutto l'anno, no? Perciò sì. Che fa? 15 giorni prima, 10 giorni prima, certo. Le metto in bagno e poi la lascio asciugare. E entro 3-4 giorni dal momento che l'ho levata dall'acqua è sempre... Quello è olivo? Quello è olivo, è un piccolino olivo. E poi si va nel laboratorio e ora sono curiosa di vedere... Proprio l'intreccio, ora voglio vedere l'intreccio. Come nasce un intreccio? Sì. Anche tempio... soprattutto come si comincia, poi quando è cominciato posso... Perché te avresti anche lì l'intenzione... Ah, mi piacerebbe! Cioè, ti sembra quasi facile fare? No, per niente, mi sembra molto difficile, ma mi sembra una cosa affascinante. Perché qualcuno dice, ma è difficile è cominciare, poi dopo sono convinto. No. Cioè, poi dopo è più facile comprendere magari le cose, però sicuramente è difficilissimo, ma mi sembra affascinante che da questo mazzo di così, cioè, più che altro di stecchini ci venga fuori un cestino. Ecco, il bello è che da nulla, che ho da dire, butterò via, appunto. Si fa della roba utile. Andiamola a vedere. Nel tempio del cesto, via. Dai. Andiamo nel tempio del cesto, ecco. Via. Da dove si intreccia? Questo è il banco del lavoro? No, banco l'ho messo proprio per voi, per me. Ma il banco per il cestaio non dovrebbe usare, a parte che in altri paesi, in Francia, dove sono molte signore che intrecciano, eccetera, c'hanno il banco. Va bene, invece no, a casa nostra senza in Toscana banco. Siamo abituati a lavorare sulle gambe. Cioè, allora fammi vedere qual è la tua postazione. Questa non c'è. Questo è una sedia piccolissima, ecco, bassa. Mi sono sempre domandata, quelle seggiole piccinine che vedevo anche a casa dei miei nonni, che hanno servivano una funzione, per lavorare? Hanno una funzione. No. Hanno una funzione. Ma guarda che io c'ho una cultura contadina esagerata. Cioè, le sedie piccoline servivano sia per mungere sia per le balie, mi hanno detto. Ecco. E si lavora col cesto tra le gambe. Ora questo qui è un po' particolare, è un cesto che verrà come questo, cioè un portabottiglie quadrato. Quindi è un cesto quadrato. Quadrato, di regola si fa un cesto tondo. È un cesto ovale. Sì. E si lavorano fra le gambe, nelle gambe. Cioè le gambe reggono il cesto, reggono il fondo e le mani devono essere libere per lavorare. Ed è questa e poi se serve la cesoia per tagliare principalmente le mani. Le mani, sì. Vedi che mani grosse che ho. Sì. Belle un po' consumate. Ecco un paniere da funghi. Oh,
paniere da 15. Sì. Perché si dice perché paniere, che bello? E perché questo... sono tradizioni che, cioè, questo qui è in olivo, questo qua è il salice, salice sbucciato. Ecco. Cioè perché c'è il salice grezzo, quello che abbiamo visto fuori era salice grezzo, cioè che... tagliato. Ah, ok, rossiccio. Questo è da fuggire perché è robusto ma è leggero. Cioè, te se senti... Questo è, certo, è molto più peso. Questo me lo devi portare dietro tutto il giorno, fatto di salice sbucciato. Questo è per camminare assai e portarsi questo. Sì, sì. Poi c'è chi vuole la gella, c'è insomma, ora, dalle nostre parti è il paniere classico per andare a fuggire. E ci sono delle forme tradizionali, questa è proprio la questa forma ovale. Tradizionale nostra. Vai in altri posti, magari vicino a noi, gli piacciono i cerchi tondi, qui da noi no. Tu hai dovuto imparare da adulto o ti sei portato la tradizione nelle Dunque, mani io, da quando la mia storia è là. Qua? Qua vedete una foto del 1955. Dai. Bellissima. Questo mi riconoscete perché sono rimasto uguale. Non sono cambiato. Sono assolutamente. E avevo 5-6 anni. Perciò ora sono circa 70 anni che intreccio, perché io qui sono nato con i vimini in mano. Questo chi è? Era babbo? Mio babbo. Ah, ecco. 1930, fra un po' si parla di 100 anni fa, mio babbo lavorava, era un contadino qui sulle colline di Pescia, che come tutti i contadini sapevano intrecciare. S'arrangiava, insomma. E faceva tutto quello che occorreva, non c'era la plastica, facevano cesti, tutto quello. E venne fuori a Pescia l'opportunità, 1930, dei cesti per i fiori. Cesti per i fiori per spedire i fiori. Ah. Il mio babbo subito era di quelli un po' arzilli e sfruttò subito l'opportunità. Genio vivace. Si fece mandare un cesto da Sanremo, che erano molto più avanti di noi, sì. Lo sfece. E lo rifece. Ma senti. Con le canne e con i salici e locali. Come erano fatti i cesti per i fiori? Ma guarda, ecco Ganzo! Ecco qua il cesto tipico di Pescia. Per i fiori recisi. No? Certo, sì, era un imballaggio in pratica. Dai. Un imballaggio a perdere, perché veniva fatto un viaggio e poi basta. Quindi con le canne, quelle che crescevano lungo i sì, fossi. Cominciò con quelle canne. Quelle canne che erano lungo i salici che si trovano nei nostri poderi. E poi tutto arieggiato, perché questo il fiore ci stava bene. Esattamente, esattamente. E questo poi a un certo punto si è perso come manufatto. Questo qui negli anni 80 fu sostituito da scatole. Da scatole. Vi faccio vedere un po' di roba che usava una volta, che usava fare con i salici, con le canne, una volta i contadini per uso proprio. Cioè, qui si parte, questo è un piccolo cestino per le uova, poi uno ci metteva quello che voleva. Questo è un graticcio invece, non tanto tipico delle nostre parti, ma della zona del Chianti, questo qui. Ah. E comunque da Quarrata in là, li conosco. Un graticcio per far asciugare qualcosa? Per seccare fichi, funghi, eccetera, eccetera. I fichi secchi di Carmignano li faranno su questi graticci? Penso proprio. E se vuoi sapere perché ha questa forma qui, me l'ha raccontato un contadino del Chianti. Sì, sono pure. Perché quando era il bel tempo li mettevano al sole, quando era le giornate come oggi, più piovose, le infilavano dopo aver fatto il pane che diminuiva, lo facevano spengere il forno, no? Però era sempre caldo, lo infilavano. E quindi è una sorta di cucchiaio, insomma, sì, di pala. Doveva essere grande come la bocca del forno. E poter essere presso bene per infilare. No, dai, ma guarda forte questa cosa. Lo conosci questo qua? Sarà da attaccare alla bicicletta o da... Se ti dico l'uso moderno, lo attaccano al muro per metterci fiori. Però è nato con l'intenzione... Vediamo se lo sa Paolo, lo sai? Si chiama bruscola. Ma se ti dovessi dire con precisione, no? Ecco, ora lui ci ha messo un po' sulla strada, ma... Però, secondo per te mettere in vita, ora è abbastanza grande. In vita. È un marsupio? Con una corda, è un marsupio, con una corda qui. Per raccogliere... Era a montare sugli olivi, per raccogliere la frutta. E questa? Quella lì è una nassa. Nassa
per le anguille. Inutilizzata nelle nostre parti. Inutilizzata perché sembra che sia proibita, sembra, non lo so. Vabbè, però no. In passato nel nostro padule venivano utilizzate. Entra, ma non esce. C'è l'imbuto, no? Qui c'è l'imbuto. Allora, qui siamo nel laboratorio e si può fare tutto quello che uno gli viene in mente di fare, se lo sa fare. Che a me mi viene questa è la partenza di un cesto quadrato o rettangolare anche. Cioè si prendono 5 o 6, 7, quello che... Ora in questo caso riesco a fare una uguale a questa qui, un portabottiglie, e questo... Dovrei fare il fondo 2, 3, 4, 5. Questo lo tiene sul tavolo per comodità. Ma potrei anche fare così. Insomma, di regola, si lavora sulle gambe. Ora, in questo caso, torna anche bene a lavorare così, devo dire. E poi si comincia a tessere. Si fa davanti e dietro. In questo caso, perché i modi per intrecciare sono tantissimi. Si torna indietro. Sembra morbido e sembra facile. No, è morbido. Facile, sì, è anche facile. Proprio. Quando uno sa che deve fare. E quindi te ora sei in questa situazione. Sei qui. Esattamente. Si estrae. E poi si innestano. Questo ammettiamo che sia il fondo. Sì. Il fondo. E poi bisogna vedere. Si innestano i montanti, che si chiama. I verticali. Che si fa? Si prende sempre. Si infila fra uno e l'altro da qui. E si mettono anche d'angolo, nel d'angolo bisogna mettere due. E si manda sempre in qua. Si sfodera. 1, 2, 3, 4, eccetera. Poi si comincia a tessere. E quanto tempo ci si mette a fare un cestino? A sapere. Uno che sa, che è abituato a fare cestini. Sì, a partire da zero. A partire da zero, però costici da considerare anche il tempo per andare a fare il materiale. Con il materiale a disposizione. Mi metto nei panni di un... Sì. Di un contadino, una persona che doveva far da sé. Mi si è rotto il cesto, mi devo rifare allora, il cesto. Un contadino così ci metteva mezza giornata a fare. Ecco, perché i ritmi di una volta non erano quelli di oggi. Oggi io quando faccio questa cosa qui penso, ma se uno me lo dovesse comprare, quanto è disposto a pagare? Infatti. E io bisogna che... Su quella base, cioè io qui a fare un cesto così un'ora e mezza. Senti, ma ci sono cesti più, come dire, da come è fatto un cesto si capisce anche un po' la classe sociale, come dire, c'erano dei cesti, io mi ricordo che erano particolarmente rifiniti con la base, con la treccia, e poi c'era il cesto, insomma, per campo. Senti Paola, noi in Toscana ci piace la roba grezza, la roba rossa, quella tanto rifinita non va, da noi non va, non piace. Piace il paniere in olivo, come ti ho fatto quello vedere, lì che abbiamo visto, brutto ma bello, sì. E poi le cose semplici senza troppi arzigogoli, perché non piacciono. Quindi anche oggi continua, cioè chi richiede un cesto lo chiede nel solco della tradizione. Esattamente, cioè abbiamo questa tradizione ormai nella nostra testa e continuiamo. L'estetica che continua ora, qui che sta facendo te? Ti faccio vedere come si inizia un fondo tondo. Cioè, scusa, hai tagliato proprio il calcio? Sì, si fanno degli occhielli. Delle asole, sì. Quattro asole e ci si infilano. Dai. Quattro. E il calcio è talmente elastico che sopporta anche questa apertura. Sì. Poi dopo si inizia a tessere
inizia a tessere. Sei rientrato nell'asola lì. Ah, ecco. Nell'asola. Si fa due giri completi di questa cosa qua, che sembra facile, ma... No, no, farà... non è facile per niente, non mi pare farà facile tempo. Per niente. Io guardo con interesse, ma no, non mi no, pare... ma io mi diverto perché qualcuno dice, ma sì, ma è facile. No, 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 no. Siamo stupiti, credo sì. No, perché sorpresi. Poi ogni piegatura deve essere fatta in modo che tenga ferma la piegatura. Ma che questa piegatura, vedi che c'è una piegatura secca sopra? Sì. Se non la fai così, il cetto si muove. Si muoverà quando... No, e poi si sfila la piegatura. Ma sì, ma te... Ormai io le faccio... Ah, te ora stai andando con doppio... Poi si comincia ad aprire due alla volta, due alla volta, due alla volta. Sì, dai. Mi sono già persa. Due alla volta. Poi si apre, aprirà al prossimo giro uno alla volta. Come vedi si lavora sulla pancia, ci vuole la pancia. Sì, sì. Se non hai la pancia non puoi fare il cestaglio. Io te lo dico. Di te. No, ma la pancia vuole. E poi, ecco, in questa modernità che si è inserita nell'intreccio si sono affacciate anche case di moda, esattamente, richieste esattamente. Di una... prodotti particolari. Posso prendere questo cappello che è qui dietro? Scusa, a me questo mi fa molto ridere. Però in effetti... Questo è fatto con la corda di banana, no? È roba importante. Cioè, sì, l'ho fatto però... io, ma la corda è bene. Però viene fatto, sì, ma sta benissimo. Ecco, vero, perfetto. E questo per dire è una richiesta di una stilista. Sì, 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 a me mi ha chiesto 10 cappelli di questo. È bellissima questa passione che c'è dentro, che pesca nel passato e guarda alla contemporaneità, al futuro, chi con l'uso degli strumenti. Chi non si avvicina a questa cosa non sa quello che si perde. Questa mi sembra la frase giusta per chiudere, o ce n'hai una meglio? Chi non si avvicina a questa cosa non sa cosa si perde. Te, Paolo? Ce ne sarebbe una detta da un grande, che forse non sapeva intrecciare, però si era avvicinato evidentemente all'arte, chiamiamola povera, Shakespeare, addirittura, che diceva che è strana l'arte della necessità, perché è capace di trasformare in cose preziose anche quelle più vili. E diceva proprio bene. Ah sì, questo direi, è un preziosissime. Insomma, bene. Grande soddisfazione, grande entusiasmo. Noi si rinnova complimenti. Mi sembra di aver 20 anni, capito? Mi sembra di aver 20 anni, perfetto. Ma non li ho. Grazie.